Chissà se alle sorelle Giussani sarebbe piaciuto il Diabolik pensato per il film diretto dai Manetti Bros. Oggi, come avete capito, non tratterò le opere d'arte, ma un fumetto che è un'opera d'arte. Ho semplificato il video dividendolo in tre semplici parti: il fumetto creato dalle due sorelle, Ginko, Eva Kant e il Diamante Rosa. Diabolik è tra i miei fumetti preferiti e, in occasione dell'uscita del film al cinema, ho pensato di dedicare delle illustrazioni all'uomo ombra che porta il nome di una pantera, all'uomo costretto a vivere sempre nascosto, all'uomo più geniale del fumetto italiano, all'uomo, o meglio, il re del terrore. Esagerata! La pellicola pone l'attenzione sul primo incontro tra il celebre ladro e la sua compagna e complice Eva Kant, avvenuto negli anni 60 a Clainville, nel terzo albo della serie originale. L'arresto di Diabolik. Il personaggio è cambiato negli anni, si è evoluto, come è anche cambiata la realtà e la società. Le sorelle milanesi Angela e Luciana Giussani, con il loro lavoro e soprattutto con l'emancipazione femminile, sono le creatrici del mitico ladro in calzamaglia nera. Alla vigilia dei 60 anni è arrivato al cinema con il volto di Luca Marinelli. Molto bravo! Alcuni l'hanno ritenuto però inespressivo. Come si permettono? Ma parliamo di Angela e Luciana Giussani, le madri fondatrici del ladro famoso per la sua tuta nera e sexy. Su alcune riviste è riportato che loro, per il primo film, avrebbero preferito l'attore Alain Delon. Quanto ad Eva, Grace Kelly, ma andò come andò. Chi è Diabolik? Colto, pragmatico, conosce tutte le lingue. Diabolik ha sempre un piano e trova sempre la soluzione. Ogni progetto è opera del suo ingegno, pensato nel suo laboratorio. Se dovessimo parlare dei processi e delle accuse che sono state rivolte a Diabolik, si avrebbe l'imbarazzo della scelta: corruzione dei minori, affinità a delle situazioni reali, vivere con una donna senza essere sposato. Riteniamo che in Diabolik non ci sia niente che possa offendere il pudore di un ragazzo, dichiara una delle creatrici del fumetto. C'è solo la violenza dovuta al giallo. Naturalmente è andata a buon fine. Dalle accuse è stato assolto perché il fatto non costituiva reato. A Clainville c'era la ghigliottina, come si vede anche nel film, quindi forse gli sarebbe andata peggio. I diamanti sono il suo bottino preferito, del resto è stato proprio un diamante rosa che lo ha fatto avvicinare ad Eva per la prima volta. La prima versione cinematografica prodotta nel 1968, diretta da Mario Bava, aveva lasciato perplessi un po' tutti. Ginko funzionava come funziona Valerio Mastandrea. Secondo noi l'avrebbero approvato anche le due sorelle. Ha un talento da vendere ed è dotato di quella malinconica dignità che è del personaggio. Ginko, il poliziotto del re del terrore. Zenigata! Caterina chiama Strullina. Stiamo parlando di Diaboliche, non di Lupin. Sempre ladri sono, di due universi differenti. Invece Eva Kant. Eva Kant? Sembrava Chiara Ferragni. Come? Prima in versione Sex and the City. È bellissima e tu sei invidiosa. E poi in versione Massaia con la tuta completamente nera.
Sei sempre la solita esagerata. Io l'ho trovata intrigante. L'intero film, rispetto al precedente, è più coinvolgente. Convincente! Comunque il cognome di Eva è stato ispirato al grande filosofo Kant. Ve la ricordate la storia di Eva? Ripassiamo. Lui tutto nero, lei bianchissima. Hanno entrambi una personalità ben definita. Sono determinati, forti, coraggiosi, indipendenti, entrambi legati da una forte intesa. È la figlia illegittima di una povera ma bellissima donna che poi sembra essersi suicidata, portando Eva a dubitare di tutto e tutti. Prima di conoscere Diabolik, ha una vita difficile e turbolenta, fa mille lavori, tipo la cantante di un nightclub. Diciamo meglio che sa come usare il suo corpo. Sposa il cugino del padre, che muore in circostanze non molto chiare, per poi diventare la Eva Kant che conosciamo, sofisticata, affascinante e intelligente. Diabolik non sa resistere al fascino di questa ragazza così misteriosa e trova quasi subito in lei la compagna ideale. La bionda donna dagli occhi verdi, felini, dimostra subito che non è solo bellissima. Salva più di una volta il compagno dalla prigione o dall'arresto, affiancandolo anche nei più agghiaccianti crimini. Secondo un articolo pubblicato sul settimanale Io Donna, supplemento del Corriere della Sera, del 2017, si legge che Diabolik ed Eva Kant hanno passato un periodo di crisi. Divorzio in vista per la coppia più noir dei fumetti? Possibile che finisca così la loro appassionante storia d'amore? Noi, invece, vorremmo che nei fumetti tutto filasse liscio, come nelle favole. Ciao, alla prossima e viva la vita!